tutti, terza proposta di nail art per questo Halloween 2015 e stavolta, diversamente dalle altre due proposte dove ho disegnato i classici soggetti di Halloween, quindi ragni, ragnatele, teschio, eccetera, stavolta ho pensato ad una nail art proprio da andare ad abbinare ad un travestimento a tema, appunto, quindi non so, ho pensato ad una strega o se vi rifate il make-up Sugar School, secondo me questa nail art sta benissimo. Vediamo come realizzarla. Ho applicato la base, due passate di smalto bianco e per l'effetto pizzo, per far sì che venga perfetto, mi sono servita del foil. Questo foil l'ho preso dai cinesi, funziona benissimo, mi piace tantissimo. Ritaglio tutte quante striscioline, tutti i rettangolini anzi, e aspetto che lo smalto sia perfettamente asciutto, estendo la colla su ogni unghia come se fosse uno smalto, quindi in passate molto sottili. Questa è la mia colla preferita e viene dal sito di arte in miniatura, mi piace perché non fa grumi, si stende bene. Aspetto 2-3 minuti e applico il rettangolino di foil che ho ritagliato prima. Premo bene in modo che la stampa si trasferisca sull'unghia. Se mi sono un po' sporcata sulla pelle, intervengo con una penna correggi smalto, questa è della marca P2, e semplicemente continuo così su tutte le unghie, quindi fin qui molto 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 semplice. Io per rifinirla ulteriormente ho preso pittura acrilica nera, pennello liner e sono andata a bordare tutto il contorno della mia unghia perché l'effetto pizzo con la bordatura mi piacciono tantissimo. Ovviamente se non avete la pittura acrilica potete tranquillamente prendere comunque un pennello liner e lo smalto nero, viene comunque bene. Fate però attenzione a realizzare delle linee abbastanza sottili e non troppo cicciotte, altrimenti stonano un po' con l'effetto pizzo che è molto raffinato, insomma, se vogliamo dirla così. E niente, semplicemente quindi continuo su tutte le unghie, non è difficilissimo da fare neanche sull'altra mano, quindi vi verrà comunque bene, dovete soltanto prestare un po' di attenzione, aspetto che la pittura acrilica asciughi e passo il top coat. Sto bene attenta a ripassare tutti quanti i bordi della mia unghia, soprattutto lì nel margine libero, e la nail art è completata, quindi semplice, ma secondo me per un travestimento di Halloween questa nail art è fighissima. E niente, io spero tanto che vi sia piaciuta, di seguito vi lascio anche i link, li trovate anche nel box informazioni, i link alle altre due proposte che avevo fatto sempre quest'anno. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!